Ci ho detto all'inizio, la partita d'esordio è importante e fondamentale. Questo Italia-Inghilterra è fondamentale per tanti motivi che abbiamo già detto, però nel cuore e nelle gambe dei giocatori che entrano in campo per la prima partita. Cioè, come si affronta, come hai affrontato tu l'esordio con il Mondiale? Ma hai tempo e modo di prepararti. È chiaro che ti rendi conto del ruolo che devi recitare, che è sempre un ruolo importante quando giochi a livello di nazionale. Ti prende un po' di nervosismo, ti prende un po' di emozione, la tensione nervosa. L'impatto alla gara è questo. Poi devo anche dirti con molta sincerità che nel momento che poi fischia l'arbitro, inizia la partita, tutto svanisce, ti metti alle spalle tutto e pensi a quello che devi fare e, come ho detto prima, al ruolo che devi recitare in campo. Perché poi diventa una partita come tutte le altre. Quello che ti crea qualche problema è l'approccio alla partita. Nel momento che ci devi arrivare, il giorno prima, il giorno stesso della partita, quando eri negli spogliatoi, quando c'è la chiama dell'arbitro, ecco, poi da lì in poi le cose cominciano a facilitarsi, perché viene meno la tensione nervosa e comincia invece l'attenzione alla partita stessa.